Buongiorno, sono Emanuele Di Carlo, il segretario dell'Associazione Fiorentina Ornitologica e ora passo subito la parola al presidente onorario e fondatore dell'Associazione Fiorentina Ornitologica, Giuliano Passignani. Buongiorno a tutti. Sono 50 anni che esiste l'Associazione Fiorentina Ornitologica e tutti gli anni con grande sacrificio siamo sempre riusciti a fare una mostra, qualche volta anche due e una volta tre. Purtroppo una volta o due non l'abbiamo fatto, una volta a causa dell'alluvione e una volta perché ci è stato tolto il locale la settimana avanti. Quest'anno per la prima volta abbiamo fatto un esperimento nuovo. Abbiamo coinvolto pariteticamente altre associazioni della Toscana, cioè l'Associazione di Prato, l'Associazione di Lucca e l'Associazione di Carrara, perché la mostra ornitologica non è fine a se stessa, lo stare insieme delle volte è superiore a quello dell'allevamento del canarino, perché rafforza le amicizie e ci fa passare delle giornate differenti a quelle che sono della vita normale quotidiana. In questa prima mostra, chiamata la Medicea, perché la Medicea comprendeva tutta la Toscana e non più ornitologica fiorentina, abbiamo dato un tocco di classe diverso, cioè fare una mostra in un locale come questo, io credo che per gli animali sia una cosa quasi unica, perché i soliti palazzetti dello sport è un appiattimento per quello che riguarda la nostra passione, mentre qui abbiamo potuto esporre anche dei rapaci, sia notturni che diurni, tramite il nostro presidente dell'Associazione Fiorentina, Massimiliano Terraveglia, e poi siamo riusciti non solo a fare qualcosa dentro che è un po' diverso dalle altre mostre, cioè tanto le gabbie erano tutte nuove ed è una cosa importante vedere gli animali che sono tenuti bene e anche alloggiati in un modo diverso, e le volte vedono gabbie sporche tutte, ma con grande sacrificio siamo riusciti a fare anche questo. La premiazione è una premiazione tutta particolare perché ci sono tutti i premi in natura, oltre al diploma, al primo, al secondo e al terzo, e con i trofei molto belli fatti col marmo di Carrara. Anche questa è una unicità per quello che riguarda le mostre ornitologiche. Insomma, abbiamo dato un tocco di classe che nel cinquantenario della Fiorentina, che poi da Firenze sono partite le altre associazioni, Prato è il primo braccio dell'Associazione Fiorentina, poi da Firenze è nato Carrara, poi è nato Lucca, perché Lucca c'era già molti anni fa, poi fu sciolta e invece alcuni soci iscritti a Firenze della zona di Lucca hanno fondato anche loro l'associazione. Altre associazioni toscane non hanno ritenuto opportuno partecipare e pertanto ci è piaciuto molto, specialmente a Livorno, Pisa e anche la GOV, la Versiliana, Viareggio, ma l'anno prossimo cercheremo di coinvolgere anche loro. E se la salute ci dà il tempo che ci vuole per fare queste cose, riusciremo forse a fare qualcosa di meglio che era già in programma. Qui doveva venire un grande gazebo dove si doveva fare dei filmati, specialmente per i ragazzi, e far vedere non solo gli uccelli ma anche tanti altri animali. Io cesso qui, credo di aver detto tante cose, devo ringraziare tutti i collaboratori di tutte e quattro le associazioni, perché senza di loro non avremmo fatto nulla, e i nostri sponsor che ci aiutano, perché fare una mostra che ha tantissime spese con l'ingresso gratuito non è da tutte le parti. Grazie di nuovo e buona giornata a tutti. Passiamo la parola al